Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò un territorio confinante Elwynn Forest, Westfall. Una volta superato questo ponte ci ritroveremo all'interno del territorio. Questo era per lo più popolato da esseri umani non sotto il completo controllo dell'Alleanza. Una volta era un ricco centro agricolo. Questa terra è rimasta incolta e dimenticata a causa di svariate guerre. Stormwind rivendica ancora la terra come propria, ma non ha trovato tempo per occuparsene con fondi e forze insufficienti per conquistare la regione. Una manciata di contadini ancora cerca di mantenere la loro terra. Banditi e Gnoll hanno fatto irruzione nelle aziende agricole che sono rimaste, e le risorse di Stormwind erano troppo poche per proteggere la popolazione assediata. I Defias controllano gran parte della regione, in special modo nella zona meridionale di Moonbrook. Attraversando l'ennesimo campo incolto, si scorgono delle mura in lontananza. Sono le mura del bastione eretto dalle forze militari nella regione di Sentinel Hill. Fuori da queste mura, ovviamente, ci sono contadini che chiedono elemosina o provviste, in quanto la povertà in questo territorio regna sovrana. All'interno di questo bastione troverete NPC per quest e vendor, ovviamente. Questo particolare fenomeno che state vedendo nelle immagini è il risultato dei cataclismi avvenuti negli anni passati. Proseguendo verso la parte sud di questo territorio, troveremo appunto Moonbrook. Questo triste paesino possiede l'ingresso per una delle prime instance che i nuovi avventurieri dovranno affrontare, Dead Mines. È proprio attraversando questa porta che raggiungerete l'ingresso dell'instance. Basterà seguire un breve tratto di miniera e sarete a destinazione. Il vostro obiettivo quindi sarà quello appunto di raggiungere quel luogo all'interno del cerchio rosso. E ora andiamo a esplorare appunto questa meravigliosa instance. I nemici principali che troverete all'interno saranno Kobold, Ogre e Defias più avanti. Uccisi i primi mostri, vi troverete subito davanti il primo boss. Seguendo il percorso dell'instance, vi troverete davanti questo scenario caratteristico appunto di una segheria. E qui appunto troverete il secondo boss. Aperta la porta seguente, vi troverete davanti questa specie di fonderia gigante. Saltando di sotto con noncuranza, vi troverete davanti delle specie di macchine, simili a quelle che troverete fuori Westfall. Il terzo boss in questione non poteva non essere che una specie di macchina gigante, appunto. Per superare la porta successiva, sarà sufficiente premere con il tasto destro sul cannone, in modo che questo sparerà e butterà giù la porta, trovandovi davanti questo meraviglioso scenario caratteristico appunto di un ambiente piratesco. Lungo la strada vi troverete questi specie di marchingegni che saranno dei teletrasporti nel caso in cui voi moriste durante l'instance. In cima alla nave ci sarà questo Worgen ad aspettarvi, che sarà il primo boss, in quanto ce ne sono due in questa posizione. Ed ecco il secondo. Per scovarlo dovete entrare dentro questa capanna e uscirà fuori questo Marlock, che sarà la specie di cuoco della nave che vi lancerà addosso cibo marcio e cibo buono, e voi appunto dovrete raccogliere quello buono per ottenere dei bonus. Ragazzi, per Westfall è tutto, ci rivediamo nel prossimo video e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi!